Bentornati ragazzi sul canale. Oggi siamo qua come sempre al mitico villaggio full timer. Allora, stiamo adottando un po' di cambiamenti, zona relax, fronte orto. Ieri abbiamo spostato queste panchine qua con l'ombrellone, poi vediamo un po' perché c'è anche lì una zona relax, però questa qui diciamo che è la nostra. Tavolino, aperitivo, spritz, quello che vuoi. E niente, siccome l'orto sta qua, giustamente Monica ha detto: ma le cisterne, invece che lasciarle lì, che magari sono anche brutte da vedere, brutte nel senso che vabbè, tutto è relativo, le stiamo spostando qua. Ieri ne abbiamo messa soltanto una perché bisogna aspettare che le scarichiamo, cioè che si scaricano di acqua. Infatti appena la prima si è scaricata ieri, con grande fatica io e Monica abbiamo smontato tutto l'apparato, quindi dai bancali abbiamo levato la cisterna, portato qua. Adesso ci mancano quelle tre lì che però, siccome sono ancora piene, non ci va di sprecare l'acqua. Quando poi saranno scariche le porteremo di là. Monica mi dice: non far vedere l'orto perché tanto lo fai vedere troppe volte, poi la gente si stufa. Ma io sono così orgoglioso di sta roba che sto facendo da solo, come faccio a non farvi vedere tutte le volte qui la roba che viene fuori? Abbiamo già raccolto i borlotti e messo a seccare, qui hanno cacciato, le foglie si stanno ingiallendo e ormai non cacciano più niente perché, come mi ha suggerito Mario grandissimo, falle seccare sulla pianta. Vedete ad esempio questa qui, ormai andrò a raccogliere tutti gli ultimi borlotti che sono da qua a qua, poi alla fine leverò le piante e andrò a piantare le verdure che si piantano di solito verso agosto, quindi il periodo sarà quello invernali, quindi le cime di rapa, il cavolfiore già l'ho messo anticipato, però vabbè, sta andando alla grande. E poi arrivano gli intrusi. Che vuoi gatto nell'orto, che viene a fare? Via, via. Poi vi faccio vedere anche la genialata di Monica, perché questa qua è stata pura inventiva, ragazzi. Doccia esterna, niente sponsor, niente comprato, soltanto un telo verde, due sacche per l'acqua, porta bagno schiuma, telo coprente. Tiè, ora qua, ti metti qua, bagno schiuma, acqua, qui privacy, diciamo, vabbè che tanto c'è il cancello, quindi... Oh, what, ma che vuoi? Questi qua sono i borlotti che abbiamo messo giù a seccare. Non sono tantissimi, però. Posso farlo io da qua? Non c'è niente nel back. Sono sempre stato il primo. FS on gang. Ma io lo faccio burino. Split, tu fai tech. Lei lo vuole pulito. 10k sulla peg. Non accettiamo bonifico. Non c'è niente nel back. Sono sempre stato il primo. FS on gang. Ma io lo faccio burino. Pronti ad andare al consorzio? Vabbè, non accettiamo bonifico. Sputo rap, lascio tracce sul diario. Mentre brucio le sciocchiazze sul divano. Parli troppo, sembri pazzo, giù il sipario. La mia vita sembra un carcere giudiziario. Chi nella vita resta sempre sulla difensiva. Non ci capiamo eppure siamo sulla stessa linea. Ma per il cuore non esiste ancora medicina. Sta pompando questa merda fino alla rovina. Non fare grandi sogni, l'incubo continua. Vorrei avere le risposte come chi comanda. Sono sicuro che il futuro non è solo bamba. Siamo nati in questa merda e moriremo in tampa. Bitches, creepy. Io sono Goku, tu sei Krilli. Con la calda voglio i figli. Con i banca mille mili. 30 anni fra rosso, non così giovane. Giovane, moltiplico i soldi e li scopo. Ma culo fra, sono fottuto di favole. Lei mi guarda come fossi un po'. Poi si bagna e neanche mostro il capo. Ciao. C'hai mica delle piantine di cibo di rapa? Ancora no, in piantine le avremo più di un mese. Verso metà agosto? Per secondo raccolto zucchine e cetriolo e un po' di pomodoro per... Poi dalla fine settimana prossima, quindi andiamo al vendita, insieme con finocchi. Allora ragazzi, come giustamente pensavo io, per mettere le cime di rapa ancora presto, serve metà agosto, allora abbiamo preso 12 piantine di cavolo verza, 6 di insalata perché l'insalata va via come l'aria, è una pianta di peperoncino nero che poi andremo a vedere. Adesso torniamo al villaggio, ci vediamo lì. Vai. Praticamente qua abbiamo messo la legnaia, ma ci siamo dimenticati che praticamente l'erba cresce, quindi cosa facciamo adesso? Spostiamo tutto, spostiamo queste cassette, togliamo tutto.
togliamo questo e tagliamo l'erba. Tagliamo l'erba e ahimè ragazzi, metterò un telo di plastica sotto così l'erba non cresce più. So che non si fa, però il rimedio è questo. Guarda qua, belli qui. Mi raccomando, fai cascare la roba. Conviene spostarti che mo vola via la roba. L'idea è questa, mettere il telo di plastica così le erbacce non crescono più, mettere sopra quello, legnaia, a posto. Quanto ci abbiamo messo, Daf? 3 minuti, kink. Semplice, semplice, fatto. Adesso rimettiamo su la legnaia così qua, perché è un casino poi tagliare col decespugliatore lì, invece finché cresce qua, qua si taglia e sotto a posto. Poi abbiamo preso, come vi ho detto, 12 piantine di cavolo verza. Vi rubo qualche minuto per farvi vedere una cosa super interessante. Apriamo il pacco. Anche di qua. Ringraziamo come sempre la Rock Bros. Wow! Grande! Sì, allora la capacità è 22 litri, è una borsa frigo impermeabile che tiene, ragazzi, ovviamente bisogna mettere dentro il ghiaccio per 48 ore, quello che volete, ma te lo consiglio a camperjama, no, l'acqua fa ruggine, le birre fresche. Questa qui è la tracolla. Ah, la tracolla che si mette qua, peccato. Perché si può trasportare. Abbiamo montato la tracolla, praticamente molto la spiaggia, bro, porti così, guarda, con la Rock Bros ti porti le birre sempre fresche ovunque vuoi, in spiaggia, al mare, nel blocco, sul cemento, ovunque. Allora, c'è da dire subito che chiaramente non l'ho ancora testata, la testerò, però il materiale mi sembra fatto molto bene. Puoi portartela anche così. 22 litri, ragazzi, Rock Bros. Il raffreddamento fino a 48 ore, capacità di 22 litri, può contenere fino a 30 lattine, ragazzi, quindi birre top. Come vedete è tutto di gomma, ma in realtà tutta la borsa è di gomma, realizzata in nylon 840D. Vi consiglio l'acquisto? Sì! Se volete le birre fredde, mantenute e non avete un frigo da portarvi dietro a batteria o a corrente, questo qua per 48 ore vi garantisce la freschezza. Quindi ragazzi, to the top, never stop. Andiamo a cacciare gli ultimi borlotti. Comunque ragazzi, guardate qui come vanno le melanzane. Cresce tutto a volontà. Togliamo queste perché tanto ormai fino a lì sono gli ultimi frutti. Quindi Daphne, se vuoi darmi una mano. Ok. Caccia le piante, questi qua che sono quelli nani li lasciamo. Come vedete qui le piante ormai hanno cacciato, sono arrivati alla fine del loro ciclo vitale. Adesso con calma. Oh! Questi qua li mettiamo a seccare al sole. Ci mettiamo la corda così non vola. Tieni, fatta. Portiamo la roba lì, prima queste, poi per ultimo quello lì. Ci sei? Abbiamo messo qui 8 piante di cavolo verde, adesso gli devo un po' d'acqua, giustamente col trapianto. Colgo l'occasione per salutare Davidone di Pescara, amico di Vanessa, che lavora alla stazione ferroviaria di Ascoli Piceno. Ciao bro!
Allora, vediamo un po' se qua... Ma questo no, ma anche se in realtà l'ho già raccolti ieri. Questo sì, là ce ne sono due rossi, quindi pigliamo quelli là. Uno spaghetto col pomodoro fresco e basilico e anche un po' di prezzemolo. Prezzemolo lo pigliamo qua in cassetta. Abbiamo tutto quello che ci serve, più altri pomodori che ho raccolto ieri, sono in frigo, quindi a posto. Fuoco alle... no. Fiamme al fuoco. Ecco il nostro bel condimento. Dalla terra alla tavola. Alla tavola, bro. Eurospin insegna, spaghetti al bronzo, anzi linguine. Unica cosa comprata, vabbè, ma la pasta ancora non so come farla. Datemi tempo, farò anche quello. Abbiamo trovato il posto per l'insalata. Chi? Pasta pronta, ragazzi, dalla terra alla tavola. Oddio, cesura. Salute. Ciao, ciao, bro.